Shakespeare celebrò nei suoi drammi il fasto e la prosperità di Roma. Ora la città eterna non è soltanto uno dei più incantevoli e affascinanti posti del mondo. È una città di accentuati contrasti. Da una parte possiamo trovare l'alta società, la dolce vita, tutto ciò che c'è di più chic, in breve i ricchi. Persone che hanno tanti quattrini e che non sanno che farne. Dall'altra parte abbiamo i poveri. Uomini senza futuro, né speranza. E in primo luogo senza denaro. Persone così povere che devono mendicare. Come lui. Largo. È morto. Qualcuno ha visto? Sì, ho visto io. Non è stato un incidente. Attraversava quando una Mercedes blu con la targa coperta lo ha investito in pieno. Lo ha travolto di proposito? Sì. Il suo nome, signore? Simon Templar. Cosa desidera, signore? Niente, niente. Tenga. Oh, grazie, prego. Signore. Il mio amico Simon Templar. Marco De Cesari! Come stai? Stai bene? Io sto magnificamente. E lei come sta? Come mai ci hai messo tanto tempo per trovarmi? Ma come? Appena mi hanno riferito che lei si trovava a Roma, boom! Ho lasciato perdere tutto quanto e... Psss! Signor Templar, il mio tassì, la mia vita sono a sua disposizione. A quanto? Beh, il tassì è la normale tariffa. La mia vita è sua per niente. Prima che tu muoia per me, Marco, perché non accetti da bere? Oh, grazie. Cameriere? Whisky e soda doppio. Un caffè ristretto. Grazie. Dunque, e da quanto tempo si trova a Roma? Beh, ormai è una settimana. Sicché è già una settimana che è qui, non ha avuto il tempo di mettersi in contatto con il suo vecchio amico Marco De Cesario. Era impegnato, troppo impegnato con le belle ragazze e la dolce vita. Per la verità, Marco, è una settimana che non mi muovo da qui. Come mai? Sta male? No, Marco, non sto male. Mi domando perché un vecchio mendicante, cieco, un poveraccio, sia stato travolto di proposito. Come di proposito? Assassinato. L'ho visto con i miei occhi. Si chiamava Pietro Mancinelli. È stato investito da due uomini con una Mercedes blu. La targa era stata coperta. Ora mi domando perché. Ah, questi mendicanti. Signor Templar, sono una vera piaga. Quanti ce ne sono? Voi li chiamate bumps. Bums. Ma è quello che ho detto, bumps. Gente che vuole soldi senza lavorare. Strano. Cosa c'è di strano? Parlo della donna. Vorrei sapere come mai non mendica la sera. Forse si sente stanca. No, Marco. I mendicanti non si sentono stanchi nelle ore migliori. È dopo cena, cinema, teatro che la gente è disposta a dare. Mi lasci, che vuole? Allora tu vuoi mendicare? Se vuoi mendicare devi pagare la protezione. Signore, per pietà. Conosci l'associazione per la protezione dei mendicanti? No. A capo c'è il re dei mendicanti. Pensa lei, Marco. Buona signora, venga qui. Oh, ehi, ehi. Cosa fa? Signora, non vada. Signora, per favore. Non abbia paura, non lo facciamo. Mi lasci stare. Tu prendi il tassì.
sì. Le mie congratulazioni, un'interpretazione meravigliosa. Mi ha ingannato per un istante. Ma lei chi è? Simon Templar. Dunque, dove vogliamo parlare? Da me o a casa sua? Signor Templar, io non riesco a spiegarmelo. Ma non lo vede dove vive quella mendicante? Ma questa è una casa da ricchi, altro che... Ehi, forse io ho sbagliato mestiere. Non l'hai riconosciuta? No. È Teresa Mantegna. Vuol dire la famosa stella del cinema. La diva del teatro. No, è impossibile. Ben poco vale la bellezza se si nasconde alla luce. Che venga avanti. Sua sofferenza e l'ammirazione. È vero. Comprendo la ragione della sua reputazione, signor Templar. Perché non si siede? Grazie. Come ha fatto a capire chi ero? L'avevo notata diverse volte. Mi meravigliavo come mai non si facesse viva con la sua cassetta anche la sera. Poi sono andato a teatro e l'ho vista in palcoscenico. Indossava quel costume nell'ultimo atto. Lei osserva tutto. Signorina Mantegna, lei è tanto... Grazie. Non vorrebbe bere qualcosa intanto? Sì, volentieri. Grazie. Perché non mi racconta tutto quanto dal principio? Vede, ho provato, come si dice, a mettere una trappola con me stessa come esca. E a quanto pare hanno abboccato. Ma perché l'ha fatto? Per un mio amico, Pietro Mancinelli, un buon caratterista. Poi era diventato quasi cieco e aveva cominciato a bere. Aveva sceso tutti i gradini e si era ridotto a mendicare. E pochi giorni fa ci fu una disgrazia. Fu travolto. Lei sapeva? L'ho visto con i miei occhi. E ha visto chi guidava l'auto? No. Ma perché hanno voluto ucciderlo? Ha sentito parlare del re dei mendicanti. Quell'uomo me ne ha parlato. Ma chi può essere? Che altro le ha detto? Mi ha chiesto se avevo sentito parlare dell'Associazione per la Protezione dei Mendicanti e questo re ne sarebbe il capo. Signorina Mantegna, ho visto la commedia e le assicuro che lei è perfetta nella sua parte. Ma mi scusi, non la credo adatta per sostenerla nella vita reale. In parole povere, lei vorrebbe la parte del protagonista, vero? Voglio dire che ho più esperienza di lei nel trattare con i malviventi. Ha perfettamente ragione, mi creda, signorina. E che cosa si propone di fare? Come primo passo mi trasformerò in mendicante. A presto. Arrivederci. Marco, il tassametro scatta. Dunque, sono tre giorni oggi che lei va in giro mendicando. E che cosa ne ha ricavato? Niente. Perché ti lamenti, Marco? Ho venduto una matita ieri, non ricordi? Che soddisfazione. Ma perché ti lamenti? Sei pagato. Pagato? E non pensa a tutto il lavoro straordinario? Lei non ha idea di quanta benzina abbia sprecato per riuscire a procurarle questi stracci. Allora deve essere una coincidenza quella targhetta con il tuo nome. Ah, sì. Beh, ecco, appartenevano a mio zio, Marco De Cesari I. Veramente li ho ricomperati da lui per 15.000 lire. 15.000 lire? Perbacco, tuo zio deve essere un grande umorista. Ah, comunque si accontenterebbe di 10.000 lire. 5. 2. 2? Ma chi me lo fa fare a perderci tempo? E poi non ci credo a questo re dei mendicanti, è una storia troppo fantastica. Sembra fantastica, Marco, ma è presa di peso da François Villon. Con la differenza che avviene realmente. È opera di criminali privi di qualsiasi scrupolo. Dunque... Come ti sembro? Ributtante. Direi più brutto di quanto non fosse ieri. Bene, e non dimenticarlo. Non intervenire se non vedrai il segnale. Ma è tutto chiaro, signor Templar. Non tema. Io non dimentico mai niente. Beh, andiamo. Marco, dimentichi il berretto. Fate la carità. Fate la carità ad un povero cieco. Fate la carità. Ehi, tu! Sì, signora. Non ti avevo mai visto da queste parti. No, signora, sono nuovo. E dove eri prima? Ero a Milano. Ti faccio i miei auguri. Grazie tante. Grazie, signora. È molto buono. Sta attento.
Bevi qualcosa? Sì, grazie, uno sherry. Steve, come mai hai l'aria preoccupata? Stavo pensando a quel povero diavolo di poco fa. E perché? Mi fa sentire della vergogna. Vergogna? Colpa forse è il termine adatto. È ingiusto che noi si viva così. Ho un'auto che vale 3 milioni e tutto quello che voglio. Beh... E spendiamo solo per colazione quanto a quel poveraccio basterebbe per un mese. Quindi per il rimorso dovrei avere il mal di stomaco. Insomma, smettila. Dolores, dico sul serio. È ingiusto che alcuni debbano avere tanto e altri debbano mendicare. Sì, lo so, Steve, ma... Ovunque ci sono quelli ricchi e quelli poveri. Vedi, giusto quel mendicante di oggi che era lì davanti al caffè... E supponi di offrirgli un lavoro. Ma non so, spazzare le strade, pulire i vetri, vedresti che non lo accetterebbe. E cosa te ne dà la certezza? Perché ci sarà sempre qualcuno che cerca di ottenere qualcosa per niente piuttosto che lavorando. Ma non sono tutti quanti così? Sì, questo è vero. Mi interessano solo le persone che meritano. Sì, lo so, ma tu, Steve, sei troppo sensibile. Lo scorso anno ha dato via $1 milione senza vederne l'effetto concreto. Ma anche se tu non ne hai visto il risultato... So che ci sono moltissime persone alle quali tu hai fatto un gran bene con i tuoi milioni. E quell'uomo che abbiamo visto oggi può anche darsi che a suo modo sia soddisfatto della vita che fa. Il mendicante. Chi può dirlo? Chi compra matite? Volete matite? Chi compra matite? Aiutate un povero cieco. Chi compra matite? Aiutate un povero cieco. Signor Templar, ormai è quasi mezzanotte. E con questo? Sono molto stanco. Possiamo anche andarcene. Ti pago per stare qui, no? Marco, fila. Comprate le matite da un povero cieco. Comprate le matite da un povero cieco. Comprate le matite. Non ti avevo mai visto, amico. No, signore, veramente sono nuovo. C'era un altro qui, ma è morto. E lo sai perché è morto? No, signore. Non era furbo, capisci? Forse tu sei furbo, non credi? Sì, sì, signore. Conosci l'Associazione per la Protezione dei Mendicanti? No, signore. È un'organizzazione che vuole proteggere la gente come te. Vuoi aderirci? No, no, signore. Quel tizio che stava qui prima di te non c'era voluto entrare. Se il re dei mendicanti ti protegge, sei a posto. Se ti è contro, sei finito. Vuoi aderirci? Sì, sì, signore. Ci avrei giurato. Bene, allora non perdiamo tempo. Sai, Carlo? Il nostro amico ha capito che cosa gli conviene. Ma perché vuole bendarmi, signore? Io non ci vedo. Hai sentito? Sì, ho sentito. Non ci vede, poveraccio. Ma è la verità, signore. Vallo a dire alla polizia. Non ci interessa se tu sei cieco. Ognuno deve guadagnarsi la vita. Non ti chiediamo documenti per darti una licenza. Tu puoi farti passare per chi ti pare. Intanto che non provi a fare il furbo con noi. Parola, io non riesco a capire cosa vuol dire. Allora apri le orecchie. L'Associazione per la Protezione del Mendicante è una specie di loggia, capisci? Una confraternita. E stasera tu verrai presentato al capo e dovrai giurare.
Carlo, la luce. Benvenuto nella nostra associazione. Questa è un'organizzazione che ha lo scopo di aiutarti e di proteggerti. In cambio di questa protezione, tu consegnerai la metà dei tuoi incassi giornalieri a Maria Calvetti, all'albergo Capitale, dove ti sarà concesso un alloggio decente a costo nominale. Maria sarà in contatto con te e ti fornirà tutte le informazioni. Sarai sorvegliato costantemente, quindi non cercare di truffarci. Se hai qualcosa da chiedere, Catelli, che ti ha portato qui, risponderà a tutto. Nessuna domanda, amico? No, signore, nessuna domanda. Bene, ora ti riportiamo nella tua zona. Hai capito tutto quanto? Sì, signore. Come ti chiami? Arturo. D'accordo, Arturo. Consegnerai metà degli incassi ogni giorno a Maria, all'albergo Capitale. Sì, signore, ma non è una cosa giusta. Hai sentito, Carlo? Che cosa facciamo a quei tipi che discutono? Fagli vedere. Prima facciamo così, e poi diventiamo più cattivi. Metà dell'incasso ogni giorno a Maria Calvetti. Altrimenti potresti trovarti tutti i denti in gola. O forse un braccio spezzato. Intesi? Sì, intesi. Sì, signore. Maledetti farabutti. Signor Templar, si è fatto male. Sto bene, Marco, ho solo voglia di strozzare qualcuno. Allora, che cosa ha scoperto? Senti, tu conosci l'albergo Capitale? Ah, sì, è una specie di ospizio. Allora domani mattina datti da fare, perché voglio sapere chi ne è il padrone. Ma lo so già chi ne è il padrone. Chi? Steve Elliott. Signor Templar, per me corriamo un grosso rischio. Lo so. Ma perché dobbiamo tornare in quel posto stanotte? Non possiamo aspettare domattina. Ma che ti prende, Marco? Non sei capace di trovarlo al buio? Ma che cosa dice? Conosco Roma come il palmo della mano. Allora non ci sono problemi, no? Se vuol dar retta a me, questa è una faccenda per la polizia. Non ti costringo a venire. Perché non lo dici? Hai un po' di fifa. Fifa io? Marco De Cesari? Comunque, chiunque lavori per Simon Templar è un idiota matricolato. Allora cammina, idiota. Benvenuto nella nostra associazione. Questa è un'organizzazione che ha lo scopo di aiutarti e di proteggerti. In cambio di questa protezione... Stai cercando qualcuno? Sì, infatti. Effettivamente è così. Chi, per esempio? Per esempio il re dei mendicanti. Il re? Tu scherzi? No, parlo sul serio. Oh, mi rendo conto che l'atmosfera non è la più idonea per due chiacchiere tranquille. Ma io ti suggerirei un accordo. Sono disposto a darti 200... Comincia a parlare.
Come ti chiami? Carlo. Carlo, e poi? Carlo Leghetti. Ora, Carlo Leghetti, l'atmosfera è cambiata, vero? Ora abbiamo il modo di fare quattro chiacchiere in tranquillità. Io non so proprio niente. Parola, non ho fatto niente. Ti offro il modo di salvarti la pelle. Se mi uccide, non potrà sapere più niente. Ha ragione. Io ho un'idea molto migliore. Una volta ho visto un film di spionaggio molto interessante, dove si vedeva un tizio, pressappoco come lui, soltanto meno brutto, che non vuole parlare. E così che gli fanno, indovini un po'. Gli tappano le orecchie e poi gli tappano il naso e infine in bocca gli mettono il tubo del compressore per gonfiare le gomme e cominciano a gonfiarlo e lui diventa grosso e più grosso e ancora più grosso, proprio come se fosse un pallone. E poi come finisce? E fa un bel botto. Non è un bel sistema. È molto divertente, Marco. Oh, tu non ridi. Perché non ridi? Ehi, guardi un po' che cosa ho. Le porto sempre con me per ogni evenienza. E questo è un caso di emergenza, no? Ok. Apri la bocca, spalancala. Ehi, sai, c'hai un dente cariato. Dobbiamo toglierlo. Marco, non mettergli le mani in bocca, altrimenti non può parlare. Dice di no. Va bene. Gli posso fare la manicura. No! Ma che ti prende? Non ti ho ancora toccato. Chi è il re dei mendicanti? Non lo so. Non si è mai fatto vedere da me. È Steve Elliott? Glielo giuro che non lo so. Io sono... Sono un esattore. Tu ci credi, Marco? No. Posso giurarlo. E da chi riscuoti? Riscuoto dai mendicanti. E se non vogliono pagare? Cerco di convincerli. Con la violenza, vero? Sì. E quando si tratta di donne? Che differenza c'è in fondo? Per te nessuna, immagino. Ora parlami un po' di Maria Calvetti. Maria Calvetti è la... La pistola, siete in arresto. Signor Templar, sappiamo che numerosi mendicanti sono stati aggrediti in questi ultimi mesi. Stiamo facendo indagini. E si può sapere che cosa avete scoperto? È una cosa che non la riguarda. Ma io sto facendo in modo che mi riguardi. Può darsi che se ne penta. Ispettore, perché non veniamo al sodo? Mi si accusa di qualcosa o no? No. Il proiettile che ha ucciso Leghetti non è stato sparato da lei. Lo abbiamo accertato. Può anche andare. Vede, Templar, lei mi rende difficile esserle amico. Ispettore, sto seguendo una traccia precisa. Ho paura che se ne parlassi il responsabile sparirebbe dalla circolazione. Ma all'istante in cui avrò delle prove precise, mi farò vivo, glielo prometto. Buonanotte, ispettore. Buonanotte, Templar. Potrebbe essere chiunque. In questo momento penso a Steve Elliott. Che cosa ha detto? Steve Elliott. Ma non vorrà dire sul serio. Perché no? È lui il padrone dell'albergo capitale. È là che i mendicanti si radunano, dormono e sono spennati. Ma Steve è la persona più ricca di Roma. E che differenza fa questo? È famoso a Roma per la sua beneficenza e la sua filantropia. A volte io sospetto delle persone caritatevoli. E io non posso crederci. Steve Elliott è anche un mio carissimo amico personale. Sicuro, quando ho avuto bisogno di un finanziatore per la mia compagnia, sono andata da lui e lui mi ha aiutato. Mi farebbe piacere conoscerlo. Niente di più facile. Darà un cocktail party oggi pomeriggio. Venga con me. Bene. Verrò a prenderla alle 6, d'accordo? Bene. Simon, mi auguro che lei si sbagli. Steve è così, così buono. L'apparenza può ingannare a volte. Sì, lo so. Come gli uomini. Lei non ha un carattere molto complesso. Oh, invece si sbaglia. Mia madre era ungherese. E allora? Conosce il nostro detto? No, me lo dica. Se un ungherese vi porge la sua mano destra, attenzione alla sinistra. Devo andare. Grazie per il caffè. C'è niente di interessante. Oh, è il solito ambiente. I soliti playboy, mogli, amanti e attricette. Oh, Dolores,
Teresa, cara, sono felice che tu sia venuta. Grazie. Ti posso presentare il signor Simon Templar, la contessa Dolores Marcello. Contessa? Il famoso Simon Templar, il santo. Temo di sì. Caro Steve, abbiamo fra noi una vera celebrità. Sì, sono felice di vederti. Posso presentarti il signor Simon Templar, il signor Steve Elliot. Come sta? Fortunatissimo. Anch'io. Non mi avevi mai detto di conoscerlo. Ma... ho visto la signorina Mantani recitare e mi sono precipitato in camerino a presentarmi. Oh. Spara molto a Roma, signor Templar? Non ho deciso. Venga a cena con noi una sera. Volentieri. Salute. Ai criminali. Brindisi inconsueto, signor Templar. Credevo che lei fosse per la legge. È vero. Infatti sono nemico implacabile dei malfattori. Signor Elliot, sto esaminando un problema che potrebbe interessare anche lei. Davvero? Signor Templar, ho la sensazione che ci siamo già visti prima d'ora. Sono sicuro di no, contessa. Dopotutto conoscere lei è un'esperienza che nessuno dimenticherebbe. Io non dimentico mai un volto, ma non ho affatto memoria per i nomi. Stava per parlarmi di un problema, signor Templar. Sì, durante la sua attività, che mi dicono lei svolge a favore dei poveri, vorrei sapere se ha mai sentito parlare di un misterioso personaggio chiamato il re dei mendicanti. Sì, qualche volta. E chi è? Di lui so soltanto che deruba i mendicanti e che dovrebbe avere dei legami con la mafia. La sua identità è conosciuta solo da un paio di persone. Mi darebbe una mano a smascherarlo? È un compito che riguarda la polizia, signor Templar. Oh, ci sono. Lei era il mendicante cieco. Spiegati meglio. Quello che abbiamo visto davanti al caffè ieri, tu eri insieme a me, abbiamo parlato con lui. Impossibile. Lei ha detto che veniva da Milano. Ha fatto centro, contessa. Speravo di restare in incognito. Affascinante. Ma perché? Cercava di procurarsi delle informazioni. A proposito del re dei mendicanti. E quindi si è truccato da mendicante. Non con grande successo, come sembra. Oh, che dice? Lei era meraviglioso. Ma è prudente? Non vorrei che le capitasse qualcosa, signor Templar. Per quello che so, questo re dei mendicanti è privo di scrupoli. Mi dispiace abbandonarvi, ma ora devo andare a teatro. Ma certo, mia cara. Se possibile, vorrei chiederle una gran cortesia. Dica pure. Forse lei sa che l'albergo capitale è mio. È un posto modesto, ma dove si hanno delle stanze pulite e buone paste per poco. Domani sera darò un piccolo trattenimento. Avrei piacere se anche lei intervenisse. Ah, volentieri. Allora ci vedremo domani sera, dopo cena. Signor Elliot, grazie. Contessa. Buonasera. Arrivederci, Steve. Mia cara. È appassionata di scacchi, a quanto vedo. Ha due tavoli, uno qui e l'altro a casa. Appena ho un minuto libero, studio le mosse che potrei fare. Io vorrei sapere che mossa fare. Dei criminali lavorano sotto il naso di Elliot e lui pretende di non saperne nulla. Lei non conosce bene Steve Elliot. È un utopista, un sognatore. Gli uomini come lui spesso sono gli ultimi ad accorgersi del male, per quanto lo abbiano vicino. Gioca a scacchi, Elliot. Che cosa c'entra questo? È un'idea assurda. La regina è in buona posizione, muove il nero, vero? Sì, Steve è un buon giocatore. Devo impegnarmi per tenergli testa. Oh, lei deve prepararsi per la scena. Simon, mm? Se quello che pensa di Steve Elliot è la verità, andare, all'albergo capitale... è come mettere la testa nel cappio. Sì, può anche darsi. Ma loro forse non sanno che misura di collo porto. Già. 5 minuti, signorina Mantania. Chiamerò più tardi. Buonanotte, Simon. Buonanotte. Sì, signore? Sono io, Marco. Oh. Oh, signor Templar, stavo facendo un terribile sogno. E lei me l'ha rovinato. Se era un incubo, perché te l'ho rovinato, allora? Sognavo di essere stato catturato da una banda di donne senza ritegno. Minacciavano di uccidermi se non mi piegavo ai loro voleri. E tu che avresti fatto? Avrei ceduto, è naturale, ma non ho avuto il tempo di farlo. Lei mi ha svegliato. Ehi, ma è molto tardi. Ho accompagnato la signorina Mantania. Ah, adesso andiamo al lavoro, eh? No, Marco, dovrò agire da solo stanotte. Oh, proprio quando mi ci stavo abituando. Abituando a cosa? All'avventura, alle sparatorie, gli inseguimenti. Avrai quante emozioni vuoi. Vede, la mia paura era che mi dicesse questo.
Maria, c'è qualcosa che non va? Non sarebbe una cosa nuova. Tu conosci Teresa Mantania? L'attrice? E cosa c'entra? Allora sta a sentire. Per favore, l'albergo capitale. Sì. È qui. Ci sono altri tre scalini. Grazie. Salve, Arturo. Finalmente sei arrivato, eh? Sì, signore. Lo sai, t'aspettavamo da ieri sera. Avevo già pagato una stanza in anticipo per ieri sera. Avrei sprecato quei soldi. Maria? Eh? Questo è Arturo. Dagli la sua stanza. Sicuro. Vieni con me. Questa è la tua stanza. Il bagno in fondo alle scale. E se desideri qualcosa, chiedila. Grazie, signorina. Come hai detto che ti chiami? Arturo. Arturo, vuoi qualcosa di caldo da bere? Cioccolato o del tè? Cioccolato, per favore, signora. Sì. Starei bene qui. Avrai tanta compagnia. Qualche volta ci sono concerti e trattenimenti. Per domani sera è organizzata una festicciola. Da mangiare non è male. Venerdì abbiamo il cinema, ma naturalmente a te non interessa perché sei cieco. A meno che tu non ti accontenti di sentire soltanto. Sogni d'oro, signor Templar. Una sola parola, signorina Mantania, e sarà peggio per lei. Ma lei chi è? Non è lei che fa domande. Si sbrighi a cambiarsi, è in silenzio, l'avverto. Miss Mantania? Avanti! L'ho avvertita. Signorina Mantania, le prove della commedia sono fissate per domattina alle 11. Va bene, Nicky. Buonanotte. È stata molto in gamba. Ora si prepari. Presto. Signorina Mantania, non è che mi diverta in maniera particolare a maltrattarla, ma la posta in gioco è grossa. Vi giuro che non so nulla. Il capo non è affatto convinto. Non so che farci. E Pietro, che cosa le ha raccontato? Non mi ha detto niente. E lo sa chi è il capo? No. E Templar lo sa. No, per pietà, lasciatemi andare. Sai, Dolores,
Sovente le persone più occupate sono le più pronte a dedicarsi al prossimo. Il fatto che Templar questa sera verrà all'albergo capitale, devo dire, mi ha commosso. Ma caro, lui ne è felice. Ma perché? Perché gliel'hai chiesto tu. Steve, parlando di Templar, qual è la tua opinione di lui? Oh, mi sembra simpatico. Ma non ne sei sicuro? Veramente non approvo del tutto chi applica la legge per suo conto. Abbiamo la polizia per questo. E se la polizia non vuol far nulla? Non tocca a un normale cittadino sostituirsi ad esse. Beh, non hai torto. Dimmi, sei davvero convinto che il re dei mendicanti sia più o meno legato alla mafia? A quel che si dice. Però è strano che tu debba saperne tanto poco. E perché dovrei? Ma tu sei sempre in mezzo a quei poveracci. Ne avrai senz'altro parlato con loro. Sì, ne ho parlato spesso. E nessuno ti ha mai detto di sapere chi potrebbe essere quest'uomo? No, mai. Ma tu hai cercato di farli parlare? È logico, ma hanno paura di compromettersi. Dolores, a cosa intende arrivare? Non voglio arrivare a nulla. Ma se esiste veramente questo misterioso capo, tu sei l'unico che dovrebbe saperne qualcosa. Signor Templar, non so spiegarmi cosa è successo alla signorina Mantegna. Non ha mai fatto tardi a una prova. A che ora doveva arrivare? Alle 11 precise. Ha già 2 ore di ritardo. Ma sapeva della prova? Sì, gliel'ho detto dopo lo spettacolo di ieri sera. E che cosa ha risposto? Ha detto, oh, va bene, Nicky, buonanotte. Era qui con un amico. Un amico? Sì, un signore. E che aspetto aveva? Era alto almeno 1,80 m, con le spalle larghe, la bocca larga e i capelli lunghi. Chissà che fine ha fatto la regina Bianca. Mi scusi? Hai toccato gli scacchi? Gli scacchi? No, non li tocco mai io. Grazie tante, eh? Grazie a lei. Signorina Mantegna, non faccia la furba con me. Io potrei schiacciarla contro la parete. Chi è lei? Perché sono qui? È qui perché ci fa comodo. E qui dovrà restare. Abbiamo un nostro sistema per tenere la gente tranquilla. Beva questo. Non voglio bere. Lo porti via. Signorina Mantegna, lei dovrà berlo. No, 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 no. Ispettore, lei ha chiesto la mia collaborazione ed ora gliela offro. Signor Templar, perché? Hanno rapito Teresa Mantegna e io sono deciso a ritrovarla. Dovessi demolire l'albergo un mattone dopo l'altro. Io le chiedo di trovarsi là stasera. D'accordo, Templar, sarò là. Mi auguro per lei che non sia una perdita di tempo. È tutto molto chiaro, Marco? Sì, signor Templar, molto chiaro. Allora tieni questa. Sì. Una pistola. Sei un osservatore, ora guarda la strada. Ma io non so come si adopera una pistola. È semplicissimo, Marco. Tu l'impugni, la punti contro qualcuno e premi il grilletto. Sa una cosa, signor Templar? A volte mi auguro di non averla mai conosciuta. E altre volte vorrei non averla mai vista. Buonasera, ispettore. Allora, eccomi qui. Credo di poterle promettere un'eccitante serata. Per questo hai insistito perché venissi? No, per la verità mi esibisco stasera e mi occorre il suo appoggio morale. Buonasera, signor Templar. Signor Elliot. Per caso ha veduto Teresa quest'oggi? No, perché? La contessa e io l'abbiamo cercata tutto il giorno. E la contessa dov'è? Sarà qui fra pochi minuti. Vuole seguirmi? Miei cari amici, ecco uno degli ospiti intervenuti alla nostra festa. Lo pregherò di rivolgervi qualche parola. È per me un grande onore presentarvi il signor Simon Templar. Non occorre, non devo cantare. Amici, probabilmente sarete ansiosi di partecipare al rinfresco, quindi non vi farò perdere tempo con un discorso.
Invece di parlare, vorrei illustrarvi qualche grazioso trucchetto che potrebbe riuscirvi utile, specialmente ora che ho saputo che qualcuno fra voi è tormentato da criminali senza scrupoli, o diciamo meglio, gangsters. Non occorre disturbare l'ispettore Mattioli, che è con noi stasera, per ricordarvi che portare armi nascoste è contro la legge. Tuttavia è possibile riuscire a proteggersi senza ricorrere alla pistola o al coltello. Una buona presa di judo serve molto, ma molto di più di qualsiasi arma. Ora, per dimostrare la mia tecnica, mi occorre un volontario tra il pubblico. Coraggio, abbiamo qui un giovanotto robusto che dovrebbe essere capace di difendersi. Venga, su, amico, non sia timido, non si può mai sapere quanto sia utile una presa di judo. Dunque, per prima cosa vorrei che lei immaginasse che io sono un mendicante e che lei pretende qualcosa da me, i miei quattrini. Io dico che non glieli do e così lei decide di prendermi a pugni. Avanti. Vieni. Sta comodo? Ora, in questa posizione io potrei spezzargli un braccio. O peggio, la clavicola. Ne faccio male? Sono sicuro che lei può fare di meglio, amico. Stavolta proviamo con maggiore entusiasmo, eh? Coraggio, mi dia un altro pugno. Dov'è Teresa? T'ammazzo. Ora, amici, per cambiare, fingiamo che io volga le spalle all'amico e lui decida di prendermi a calci. Coraggio, mi dia un calcio. Molto bene, molto bene. Questa è una presa molto interessante. È stata ideata nel 1860 da un vecchio lottatore giapponese. Si chiamava Ashishingi Gitami. La cosa più bella di questa presa è che se l'avversario reagisce, si frattura la gamba. E se mi inchino indietro di pochi centimetri, gli slogo la giuntura dell'anca. Dov'è lei? Lasciami andare. Posso dire che è stata una disgrazia. Dov'è ora? Nella stanza 110. Oh, mi pare che il nostro volontario sia svenuto. Chi vuol chiamare un dottore? Prego. Che cosa ha fatto quel tipo? Un po' di pedicure. Ora coraggio, dobbiamo perquisire questo covo di pulci senza un mandato. È stata qui, ispettore. Mi ha lasciato questo segnale. Un pezzo di scacchi? Chi le assicura che è un segnale? Signor Templar, vuole spiegarmi che cosa sta succedendo qui dentro? Teresa Mantania è stata in questa stanza. Avanti, Elliot. Dove si trova ora? Ma è completamente folle. Io vorrei, ispettore, che lei prendesse atto dell'assurda accusa di questo signore e agisse di conseguenza. Certamente. Signor Templar, lei è in arresto per aver disturbato la pubblica quiete. Signor Templar! Teresa. Fermo là. La situazione è un po' diversa, signor Templar. Dobbiamo portarli via di qui, è presto. Fra un minuto, Maria, ho da fare. Vorrei insegnargli io qualche presa di judo. Oh, no, no, più tardi. Non sembra molto sorpreso di vedermi il signor Templar. Che ne dici, Catelli? E perché dovrei esserlo? Rammenti, Teresa? Gli uomini come Elliot sono spesso gli ultimi a riconoscere il male, per quanto sia vicino. Prima la ragazza Maria, e fa presto. No. Prima di farla finita, vorrei sapere qualche cosa. Prego, dica pure.
Quando ha cominciato a sospettare di me? Può dirglielo Teresa. Aspetta. Allora? Coraggio, Teresa. Dille quando abbiamo cominciato a sospettare di lei. Ha davvero importanza? Ha importanza per la contessa. Vuol sapere se abbiamo avuto il tempo di dividere il nostro segreto con qualcun altro. Oh, sono almeno 24 ore che ci siamo accorti che Elliot non era il nostro uomo. Da quando abbiamo osservato la scacchiera? La regina è il pezzo più pericoloso del gioco, mentre il re è il più vulnerabile. Ci rifletta, contessa. Abbiamo avuto almeno 24 ore per parlare. Non è vero. Lei dice? Elliot c'entra o no in questa storia? Tanto non ha più importanza. No. Si era sistemata bene. Sfruttava Elliot come copertura. Si serviva dell'albergo per i suoi scopi. Steve Elliot mi ha dato sempre tutto quello che volevo e continuerà ad essere generoso con me. Là c'è una profonda cantina ricavata da un'antica galleria romana. Non vi rivedranno mai più, ne troveranno le vostre ossa. Oh, mi dispiace, ma non è così. Le interesserà sapere che l'ispettore Mattioli sta venendo qui in questo istante. Sarei veramente troppo ingenua se abboccassi, signor Templar. Ho tutte le ragioni per credere che l'ispettore non collabori con lei. Invece collabora con me in pieno. Mi ha perfino aiutato a inscenare la fuga dall'albergo. Presto, Maria! Avanti! Muoviti! Come va? Signor Templar, l'ho colpito! Dove stavi mirando? Non lo so, non guardavo. Oh, maestà, posso presentarle l'ispettore Mattioli? Ispettore Mattioli, il re dei mendicanti. Grazie, Marco, la prendo io ora. Vuoi scusarmi?